qui siamo di fronte a una manifestazione di sincretismo, tipico sincretismo del cristianesimo. Dietro di me alcuni giovani e meno giovani danzano a ritmi chiaramente indù, con danze di tipo indù. Ora qui abbiamo una piccola considerazione che dobbiamo fare. Intanto questo disegno è un disegno moderno. Diciamo che Cristo viene riconosciuto per un sistema di similitudine e soprattutto di assonanza visiva, più che altro, gli somiglia. Somiglia a che cosa? Somiglia a vari quadri che sono stati nei millenni fatti sull'immagine di questo personaggio. Ma c'è un'altra cosa che io voglio dire: con Papa Francesco andiamo nelle piazze ad annunciare Gesù Cristo e gli salverà. Io vorrei far ricordare a Papa Francesco questo qui, no? Che sono 2000 anni che voi continuate a annunciare Gesù Cristo, c'è qualcosa che non va, perché ogni volta siete costretti a riannunciarlo. Vuol dire che tutto quello che avete fatto fino ad oggi, ancorché veramente fatto con grande violenza e sprezzo della natura umana, disprezzo di tutto il resto, noi siamo qui in una manifestazione pro animali, quindi una manifestazione animalista, io non ho mai sentito dei preti che parlassero a favore degli animali, ma a parte questo, i nostri amici sanno perfettamente cosa significa millenni, no? di processi, di gente bruciata viva e quant'altro. Ma per tornare a noi, non è che vi sarete sbagliati, se andate a annunciare Gesù Cristo, ma non vi dovrebbero riconoscere, o dovete dire qualche altra immagine è sostanzialmente diversa da quella che avete detto fino ad oggi per potervi di nuovo riproporre come sacerdoti che interpretano il divino. Cercate di mettervi d'accordo ogni tanto, sono millenni che vi litigate tra di voi e quelli più deboli del litigio poi vengono sterminati in onore appunto al rispetto reciproco, al rispetto delle idee, al rispetto soprattutto di chi proponeva o proponevasi di portare la pace, una bella pace. Come diceva un noto storico della pace romana, fanno il deserto e lo chiamano pace. In questo senso i preti sono i veri eredi di quella romanità.